Cari amici di Idea Plus, bentornati alle Twitch interviste! Sentite il calore del pubblico! Finto, il pubblico è sempre finto, gli applausi sono fittizi, però sappiamo che da casa il pubblico, i telespettatori che ci stanno guardando attraverso il canale 190 del digitale terrestre, sappiamo che siete lì sui vostri divanetti, sulle vostre poltroncine, che state applaudendo come dei forsennati, ci state osannando, esultando. Potete venire anche qua in studio, fuori, a distanza, fuori dalle mura, proprio a un chilometro e mezzo, però potete farlo, volendo, se ci incontrate per strada, mi battete le mani quando mi incontrate per la strada. Bentornati, bentornati a questa mezz'oretta di divertimento, di allegria, di spensieratezza con il nostro format, il format dove ogni puntata intervistiamo un artista, un ospite, un personaggio proveniente dal mondo dell'arte, dello spettacolo, della cultura, cioè tutte cose con cui l'artista che stiamo per presentare, che sto per presentare, sono tutte cose che non c'ha a che fare minimamente, no, sto scherzando, assolutamente. Sapete che qui alle Twitch interviste ogni personaggio, ogni ospite che arriva viene presentato ad hoc. C'è una presentazione creata appositamente per questo personaggio, il 50% della parte maschile di queste puntate che stanno andando in onda in questo periodo bellissimo e fantastico. Dai, su, facciamo per esaltare, ma andiamo ad esaltare il personaggio. Assolutamente, pensate che lui è un comico, un regista, uno sceneggiatore, un autore televisivo e non è capace niente di quanto ho detto. Si ispira a grandi artisti nazionali e internazionali del calibro di Jerry Lewis, Woody Allen e Iva Zanicchi, credo che sia corretta. La sua partecipazione a Zelig è già disponibile su Amazon Prime Video e il suo nome è Ferrari. Bob Ferrari. Ciao, ciao a tutti, come va? Ciao, tutto bene, tu come stai? Ma mi avete preso così di sprovvista, è una cosa improvvisata proprio. Stavo guardando là, poi ho sentito boh, dai, sono qua, eccomi. Pronti per l'intervista, la Twitch interview, cioè tanto si capisce che la Twitch è scritto, quindi. Facciamo le cose fatte per bene. Ho visto perché proprio no, non è ironico, ho visto una bella grafica, tutto bello viola, che uno è anche contento. Cioè chi fa teatro è felice proprio. Chi fa teatro, ma infatti io non lo faccio quindi ma infatti tutti gli ospiti che fanno teatro hanno detto no, è viola, no, non, no, vabbè, certo, no, è così, no, è così. E devi sapere però, Bob, che chi è passato dalle Twitch interviste poi non ha più lavorato, proprio zero, cioè proprio... Io non lavoro già, quindi tutto bene. Quindi sei perfetto per le Twitch interviste. Sono io proprio. Ti è piaciuta la presentazione più 87? Hai visto che siamo partiti? Ottima, molto bravo. So che sei anche un autore, quindi insomma, sì. Veramente bravo. Sai mettere le parole in fila per fare frasi, ecco, che è già importante. Questo è in fondo cioè... Parliamo di tanti anni fa, si ricorda lei quando mi dava direttive tantissimi anni fa, che lei perché... Ti davo del lei, sì, mi ricordo, 10 anni fa, 11, 12, boh, non so. 10 anni fa circa. Che anno era? 2011? No. Noi ci siamo conosciuti a un concerto, una decina, 10-11 anni fa circa. Vero. No, era il 2011 quando ci siamo incontrati per la prima volta. Che il film doveva ancora uscire, quel film lì, quello del quale vorrai parlare, immagino. No, in realtà volevo parlare di... No, noi ci siamo conosciuti per entrare nel vivo della chiacchierata, sì, a un concerto a Bologna, e tu stavi uscendo con un film, mi sembra. Al Future Film Festival, appunto, fu presentato questo film, Eros, sì, ed era tipo un mese prima, 2 mesi prima, 3 mesi prima, circa, però era il 2011.
nostri telespettatori sono curiosi di capire cosa sia Eros. Beh, allora, innanzitutto tutti sanno che cos'è Eros. Non H-E-R-O-S, ma Eros, proprio I-R-O-S. Era un film supereroistico quando ancora non andavano di moda, quelli della Marvel per intenderci, ed era una parodia dei film, insomma delle storie di supereroi, dei fumetti, quindi era una bella, allora era una storia molto originale, oggi sarebbe già un pochino più vecchiotta, ecco. C'ero io, c'erano i Gem Boy, che appunto tutto il gruppo, Carletto era un protagonista assieme a me, io dirigevo anche, dicevo tu riprendi qua, insomma facevo queste cose qua, poi l'ho anche montato. E le musiche erano parte dei Gem Boy e parte, credo, le musiche quelle libere di, non so, di Garage Band, insomma queste cose qua. E bello, un bellissimo film, fu proiettato a mezzanotte al Teatro Duse di Bologna, io arrivai con il costume da supereroe e questo è un monologo, cioè se non mi interrompi mai io vado avanti. No, ma è curiosa la cosa, è già divertente così il fatto che venga proiettato un film a mezzanotte, cioè quando ormai tutti sono a ballare. Magari no, perché era il Future Film Festival, che è un film incentrato sull'animazione, gli effetti speciali. Quindi noi andammo a presentare questo film che era fatto con 2 lire, perché alla fine credo sia costato 2000 euro a dir molto, quindi con effetti speciali tutti digitali, molto... così, insomma, il film era la trama, erano i personaggi, i dialoghi, e le situazioni. E loro dissero, beh, è molto carino, è un film sicuramente un B-movie, però divertente, e anzi, fu addirittura paragonato ai film di Tex Avery, che era, perché è morto, un regista tipo della Warner, della Metro Goldwyn Mayer, che faceva questi cartoni animati molto, insomma, molto... un po' gente che si allungava, insomma, i cartoni animati, dai, quelli della Warner, li conoscete, Bugs Bunny? Sì, quelli adesso stanno tornando molto di moda grazie a un film che non voglio citare. Space Jam, l'ho visto. Non lo voglio proprio citare. L'hai citato tu, quindi a posto. Io sono affezionato al vecchio Space Jam, quello con Michael Jordan, quello... No, ma infatti questo non è all'altezza, assolutamente, non è all'altezza. Cioè, che poi riguarda... non so se capita anche a te, ma riguardando i film che tu guardavi da bambino o da ragazzetto, riguardandoli sì, in età adulta, dici, ma davvero mi piaceva questa... ma davvero io consideravo bella questa roba? A me piacciono ancora, poi io non so tu che cosa guardavi. No, ma io siccome avevo pochi soldi, capito, compravo la versione tarocca dai Bagarini e praticamente avevano rimontato il film male, capito? Ah, ok, no, ma è una questione generazionale, cioè quando io ero bambino c'erano ancora i film belli, tu invece quando eri bambino tu c'erano già quelli un pochino brutti, quindi li rivedi oggi e dici, ma che è sta roba? Invece io ancora vedo dei bei film, ecco. Io credevo che avendoti presentato come uno dei tuoi idoli in assoluto, e parlo del personaggio, ma anche in parte degli attori, pensavo tu mi facessi, che so, 28 minuti di monologo su James Bond, credevo. Cioè, ma guarda, siamo un po' eccitati tutti, James Bond, nuovo, quello che è lì da 2 anni. Quindi c'è l'attore che praticamente è già in carrozzina e che però lì invece è ancora... No time to die. No time to die, perché tu sei un grandissimo... Io ho citato in presentazione alcuni dei tuoi idoli, però veramente sì, tu sei un appassionato. Qua, tra l'altro. Di James Bond e ne abbiamo parlato molte volte in radio, io mi ricordo uno special radiofonico e qui insomma si parla di anni in cui ero appena ragazzino e pensate che quest'uomo mi raccattò dalla strada, mi prese, verrai a fare radio con me, cioè una cosa... Poi abusai anche di te, credo, però non diciamolo qua. No, perché detta un pochino così è anche brutto. No, nel senso che mi faceva togliere le ragnatele, spazzare per terra, dare l'aspirapolvere, senso. No, quello sì, pulivi molto bene e quindi te l'abbiamo tenuto. In Alma Radio.
ai tempi di Almaraz. Io non so se è piacevole ricordare queste cose per te, non so, però visto che stiamo parlando di te, addirittura se vogliamo andare ancora più indietro negli anni, io so che tu sei stato un grandissimo autore televisivo, facevi i più pazzi, quelli che andavano sulla Melevisione, se non vado errato. Cioè, proprio... Anche, sì. Cioè, Pensate quante cose ha fatto quest'uomo. Nella sua vita brevissima, poi, perché ho solo 31 anni, poi. Quindi... sì, proprio qua. Portati benissimo, tra l'altro. Beh, è l'occhiale che ti invecchia un pochino, ma... No, anzi, questo non fa vedere gli occhi con le borse, con le rughe. Non fate primi piani. Anzi, scusa, ma lontano, ecco. Ecco, facciamo un'intervista così. Senti, una testa che si muove. Ma parlando anche, perché va bene, ok, abbiamo fatto un po' un excursus, scusate, di ciò che è stato il tuo passato in qualche maniera, un passato che non so se avresti voluto ricordare, ma che io ti ho fatto ricordare appositamente, poi avrai il giusto compenso per aver parlato di queste cose di cui so non avresti voluto parlare. Parliamo anche un pochino dell'attualità, perché tu, oltre ad essere un regista, ora al di là degli scherzi, uno sceneggiatore, un autore, un montatore, nel senso che monti, anche se mi pare che in quel film ci fosse Rupert Blacksmith, una cosa del genere. No, lui è il mio montatore. Rupert Blacksmith è il mio montatore, certo. Io gli do le indicazioni, però lui monta proprio. Giustamente, come ogni grande regista che... come ogni grande regista che si rispetti, certo. Ma no, hai il suo montatore, però tu, diciamo, hai anche una, non vorrei dire carriera parallela, ma un'attività molto, molto ampia sul mondo dello spettacolo dal vivo. Io mi ricordo tantissime, si chiama visual comedy, mi pare. Sono passato da lì e sono atterrato sulla stand-up comedy. La visual comedy è quella che fai tutto senza parlare, cioè fai delle gag. Quindi io facevo questi sketch, li faccio tuttora, questi sketch dove c'è una voce narrante, un po' come Pippo, no? E quei cartoni animati di Pippo, come fare il tiramisù, ci vuole una tassa, e Pippo prendeva la pillata. È una cosa così, però fatta senza oggetti, quindi una visual comedy, cioè questo palco, io lì che faccio, non il mimo, perché il mimo ha delle tecniche proprio precise, faccio queste pantomime, ecco, cioè faccio ridere senza parlare. Sono rimasto solo? Ah, c'è qualcuno? Ah, no, era bellissima la cosa in cui io mi immaginavo tu che sali sul palco, capito? Arrivi e la gente già ride e tu abbacchiato te ne vai e... No, ecco, la gente ride, arrivo io e smette, poi me ne vado e continua a ridere. E continua a ridere. È così che funziona. Okay. Poi siamo passati alla stand-up comedy, che invece è il classico comico con un microfono davanti, e quindi io ho cercato di combinare la visual con la stand-up, quindi la comicità di parola con quello che è visivo, ecco. Quindi avendo un aspetto fisico che spesso fa ridere, soprattutto quando sono nudo, però quello non lo posso fare, però nudo faccio molto ridere, la gente sente, vede e ride, insomma, quando va bene ride. Sei comunque approdato anche in una puntata di Zelig, che poi, essendo una trasmissione nata dal social dedicata a quel mondo che abbiamo citato in apertura, in presentazione di puntata, sei comunque approdato sul palco di Zelig, magari forse un po' in ritardo, quando ormai l'esordio Zelig, diciamo, era un po', non vorrei dire al declino, però insomma non è più lo Zelig. Allora adesso torna sul canale 5, ho saputo, quindi proprio morto non è Zelig. Era il periodo in cui c'era la Zelig TV, quindi c'era il canale 63, se non sbaglio, che non c'è più, e quindi le puntate andavano sul digitale terrestre numero 63 a livello nazionale. Però era visto, perché io, cioè, ho avuto tantissime persone che mi hanno detto: ma t'ho visto a Zelig? Sì, però era una TV, è una TV che non esiste più.
però chi volesse rivederti, lo spettacolo è disponibile attualmente su Prime, su Prime, della, sì. È disponibile, sì. Amazon Prime. Basta cercare Zelig Time e ci sono anch'io in una puntata, mi sembra la 21esima. Vabbè, così, spoilerando qua e là. Ma se volessimo parlare di cinema, visto che tu sei comunque anche un regista bravissimo, direi, no, bravissimo. E non perché sono di parte, non perché... No! E non perché io sono il tuo primo fan, cioè proprio... No, per... assolutamente no. Ma perché è vero, perché sono un regista molto bravo. E no, dimmi pure, scusa. No, vai, io parlavo di grandi miti e di grandi, perché so che tu hai tantissimi aneddoti sia a livello cinematografico sia a livello di spettacolo, ci sono degli aneddoti interessantissimi, carinissimi, con personaggi anche magari che non ci sono più, ecco, quindi come già abbiamo fatto in qualche puntata fa, possiamo eventualmente anche dedicare la puntata a qualche grande mito che non c'è più e magari farci raccontare da te qualche aneddoto, certo, che io conosco, ma che sì. È sì, perché li dicevo in radio. No, vabbè, sì, io ho sfiorato alcuni miti, proprio sfiorati, sono stato passato vicino, magari scambiato due parole, però se non è che purtroppo ho avuto il modo di lavorare con loro, ecco, insomma, talmente a un livello alto che non è stato possibile. Però Paolo Villaggio, Jerry Lewis, Lucio Dalla, insomma, li ho sfiorati. Quello che ho toccato un po' di più è stato Dalla, perché gli avevo parlato, gli avevo presentato un progetto che poi non si è fatto proprio perché è morto, cioè perché potevo farlo, cioè. Paolo Villaggio mi ha firmato un libro, gli ho dato la mano, mi ha fatto due gag lui proprio, cioè ha fatto il Villaggio cattivo, no? Ero nome! Per il nome, e poi c'è andato. Jerry Lewis, la gag è stata bellissima perché eravamo a Venezia, al Festival di Venezia, lui è uscito da una porta, eravamo praticamente in tre fan, Jerry, io avevo il libro, la sua autobiografia, in inglese, che adesso esce in italiano tra un po', cioè ero lì e lui è passato e non ha fatto niente proprio. Lui è passato perché lui è molto serio, poi era già back, insomma, 80 anni quasi, no? Quindi insomma, e lì Jerry Senti, ma con Iva Zanicchi invece... No, sto scherzando. Zanicchi guardavo Ok, il prezzo è giusto, anche se se preferivo Sabani a Ok, il prezzo è giusto. Non so chi si ricorda, iniziò Gigi Sabani. Per chissà chi è anche, perché credo che sia morto tipo nel 2006, quindi... Stiamo parlando di grandi miti della televisione e mi fa quasi strano parlare in una trasmissione che chiaramente è una trasmissione, un format televisivo, ma che comunque trae spunto dal web, e mi fa molto strano attraverso un qualcosa nato sul web e poi sviluppatosi in televisione parlare di questi grandi miti che chiaramente fino a qualche anno fa se ne sentiva parlare soltanto per diffusione mediatica, radiofonica, certo, o televisiva. Però è anche il bello forse di averti ospite qua, nel senso, beh, fortunatamente sei cresciuto con questi miti e quindi hai sicuramente, sì, io li ho visti in TV, da tramandare alle generazioni future. Io li ho visti in TV, però fortunatamente oggi c'è YouTube, tu puoi passare l'intera serata su YouTube e cambiare, vedere, cioè una volta c'era il telecomando, no? Oggi c'è YouTube e quindi su YouTube c'è tutto, cioè, trovi roba vecchissima, roba, e sarebbe bello andarla a vedere, cioè io la vado a vedere per rivedere, e invece magari quello che oggi ha 20 anni, che magari vuole fare questo mestiere, sarebbe carino che andasse a vedere quello che hanno fatto tutti quelli prima di lui e scoprirebbe tutte le varie influenze, cioè da chi lavorava negli anni 50 fino agli anni 80-90 e anche oggi, cioè dove sono state prese certe cose. Perché nessuno pensa che un Paolo Villaggio abbia preso moltissimo da Jerry Lewis, sia a livello di gag, che non è copiare, ma è prendere
e a rimodellare su se stessi. Questo per dire che lo faccio anch'io e non copio, ma sto rimodellando. Rimodellare è un termine più bello. Diciamo è il termine utilizzato per dire sì, ho copiato spudoratamente, no, ho rimodellato. Beh, secondo me basta ammetterlo, puoi dire, ma questa non è una gag di sì, ma io l'ho fatta un po' diverso, un pochino diverso, l'ho fatta un po' diverso. No, vabbè, insomma, è così, cioè non si inventa più nulla. I colpi di genio oggi sono, ma che magari anche allora, per esempio Chaplin, credo il primo grandissimo comico, arriva quello e dice no, veramente prima di Chaplin c'è stato Piccipocci, no, allora Chaplin, il più grande regista comico, possiamo dire il primo grande regista comico, già si ispirava lui a delle cose del vaudeville, che era un teatro comico che c'era negli anni 10, negli anni 20, quindi ognuno prende qualcosa da altri, da chi è arrivato prima, giusto? Certo, certo, assolutamente, ma chiaramente ci sono tantissimi sketch, tantissimi personaggi che oggi magari, succede oggi sui social, a me è capitato di vedere su alcuni social di cui non farò il nome, anche TikTok o cose simili, in cui tanti magari personaggi più o meno conosciuti o semi sconosciuti o totali sconosciuti prendono spunto o copiano in quel caso spudoratamente alcune gag e le persone si divertono e magari sono gag che noi abbiamo visto 10, 15, 20 anni fa quando questi social non esistevano. Non so se è un bene o un male, qualcuno afferma che lo sia, sì, è bello perché magari le generazioni che stanno soltanto sui social guardano ciò che si sono persi perché chiaramente anagraficamente parlando non erano presenti in quel periodo, però alcuni magari storcono il naso e dicono ma sì, però noi ci abbiamo messo tanto per creare quelle cose, adesso vedersele riproposte così un po' blandamente su qualche social, magari rifatte da persone sconosciute, ecco, non so tu di che filone sei. Ma TikTok, poi adesso io lo pratico poco, anche se ho caricato qualche video, ma così per provarlo. TikTok credo che sia stato basato sull'audio di altre persone, cioè oltre alle varie cose che puoi fare, c'è anche questa cosa dove puoi fare una specie di playback, no? Su audio, quindi vedo molte persone che fanno sketch di altri e loro muovono la bocca e poi sono bravissimi perché sembra che stiano parlando veramente loro, quindi è proprio è fatto apposta per replicare cose già fatte, poi c'è fa cose nuove, c'è anche quello che sta avendo un successo clamoroso che si chiama Kaby Lame, non so sì, come sì, si dice, sì, no? Sì, che è un ragazzo di 20 anni dove ha questo personaggio che rifà le cose di altre persone dove complicano la vita, mentre invece lui la semplifica, quindi ha questo piccolo format che però pare che abbia avuto un successo clamoroso, quindi bravo, diciamo quella bravo. È definibile visual comedy, visto che tu sei un esperto, uno tra i massimi esponenti nazionali. Del mondo. Chiedo scusa. Anzi, dell'universo, così si capisce l'ironia della cosa. Ma no, sì, però sì, comunque sì, sia, sei certo, un artista nazionale, quindi comunque sia... Cioè. Beh sì, lui ha fatto questa scelta di non parlare e quindi è famoso in tutto il mondo, purtroppo, fortunatamente per lui è così, cioè lui è seguito da Will Smith, da Omar Sy, non so come si dice, cioè, da personaggi molto famosi dello spettacolo, perché lui li ha battuti, ma come numero di follower, adesso si misura non più in ascolti, ma in follower. È il mondo che cambia, è inutile dire ah ma una volta era meglio, sì era meglio per te perché sei un povero vecchio. oggi lo chiameremo boomer. Ma già sai che già uno di 30-35 anni è già un boomer, qua, cioè è un attimo passare a boomer, io ormai non so che cosa sono, non credo di essere più boomer, io sono già, non so, old style, carne morta, non so, non... Però la cosa bella, facevamo questo confronto con un amico qualche giorno fa, nel senso che chi critica oggi i boomer tra qualche anno lo diventerà.
Cioè, quindi, eh beh, certo, così poi. Quando tu fai lo zambetto al vecchietto, no? E poi cade, si ammazza e tu ridi, che è una cosa che facciamo tutti, ovviamente. No, insomma, se tu, anche tu diventerai anziano, anzi, potrebbe essere peggio che non ci arrivi. Uno non pensa a questo. Ecco. Cioè, a 80 anni, ci arriviamo tutti a 80 anni, ed è ovvio che a 80 anni sarai un po' più, come dire, un pochino più, non proprio agile, sia con la testa che col corpo. Poi ci sono i casi dove invece non è vero, però anche noi ci arriveremo, e se non ci arriviamo vuol dire che siamo morti prima, quindi non so cosa sia meglio, non so cosa sia meglio. Pensiamoci, bravo, mandiamo questo messaggio. Mandiamo questo messaggio, pensiamo a poi, quando diventeremo noi i boomer old style o qualcosa di simile. Esatto. Senti, in conclusione di questa chiacchierata... Ah, è finita? Sta finendo? Sta quasi per finire. Ti dispiace, però. Vabbè, dai. Come sono stato? Se dovessi... cioè, sono migliorato? No, pessimo come al solito. Grazie, mi fa piacere, mi fa molto piacere. No, però bene. Sei vestito bene, hai un vestito, okay, cioè, grazie, hai una mise molto bella, che credo che tu hai preso da qualcun altro, poi. Da certo. Stan Laurel, forse, da Stan Laurel. Sì, esattamente, però lui era in bianco e nero, non si vedeva, dovevo prenderle in bianco e nero. Esatto, oppure, esatto. Dopo le dipingo di grigio, va bene? Ok. No, quello che mi fa piacere è che in radio la mise non... venivo vestito bene ed elegante anche in radio, ma non si vedeva, era radio. Sì. Quindi, quindi la personalità è rimasta la stessa. In questo format, in questa edizione, in queste interviste, io mi sono inventato parolone, ormai chi inventa più cose, cioè ormai copiamo tutto, esatto. L'abbiamo detto per tutta la puntata, e quindi è giunto in conclusione il momento di quella che io ho definito la domanda all'incontrario, cioè è una domanda che sicuramente ti avranno fatto decine e decine di volte, alla quale però tu dovrai rispondere in una maniera poco convenzionale, se così vogliamo dirlo, e cioè una cosa, cioè io ti chiederò qual è il mito a cui ti ispiri e tu dirai Iva Zanicchi, una cosa del genere. Ah, allora, quindi è già scritta, va bene, diciamo, vai, sono pronto. La domanda è questa: tra le tantissime sì. cose che fai, te l'avranno fatta miliardi e miliardi, qual è quella che prediligi? Iva Zanicchi. Beh, ha fatto ridere, il programma è finito, ciao a tutti. Effettivamente è bellissima questa. Io direi che non c'è nient'altro da aggiungere, però. No, guarda, io sono a posto così. Grazie, mi fa piacere, è sempre bello invitarti. Chi l'ha invitato? Scusa, chi l'ha invitato? So, io stavo montando il mio nuovo film, quindi... Ah, ok, perfetto. No, quello è Rupert Blacksmith, ricordo. Rupert, veloce, attacca quell'immagine. Benissimo. L'audio un pochino più basso, Rupi, dai. Ok. Bob, ricordiamo alle persone dove possono vederti, dove possono incontrarti, dove possono mandarti un bonifico, dove... No, allora, dico in due secondi soltanto che c'è una sceneggiatura nuova e quindi farò un nuovo film dopo 10 anni, quindi ci stiamo arrivando, quindi se qualcuno è interessato mi contatti sui social. Bob Ferrari, chiocciola Bob Ferrari. Io non sono stato contattato per questa... No, sei tu che devi contattare me e dare del denaro. Ah, okay. No, il denaro non è vero. Chi vuole anche solamente dire dai, coraggio, andate avanti, perché è un po' dura. Quindi chiocciola Bob Ferrari sia su Facebook che su Instagram. Va bene, allora, quindi io chiuderò l'intervista e scriverò a Bob Ferrari, va bene? Certo, tanto c'è il filtro che le tue cose non arrivano. Sì, appunto. Perfetto. Tu scrivi Rupert, attacca, fai una dissolvenza lì, lenta, vai, il sole, perfetto, ah, e la notte, così.
Ma hai già il titolo, possiamo svelarlo oppure... No, però è un poliziesco, anni 70. Perfetto, io ho già la parte del commissario, vero? No, quello è Thomas Millian, okay. Che torna vivo per fare il film. Tu puoi fare Bombolo, Bombolo però magro, quindi è Bombolino, fai Bombolino. Bombolino. Starei le ore a parlare con te, ma purtroppo il tempo purtroppo... a nostra disposizione è Rupert finito. Che mi aspetta, Rupert. Arrivo Rupert, adesso aspetta. Rupert, il tempo arrivo. A nostra disposizione è finito, ma facciamo una cosa completamente diversa. Invece che chiudere sempre io la trasmissione, possiamo chiuderla insieme una volta tanto, in ricordo dei bei vecchi passati, dei vecchi momenti, scusate, sì, passati. Chiudiamola insieme, chiudiamola insieme, chiudiamola insieme. Chiudiamola insieme, come facevamo 20 anni fa, più o meno. Sì, circa, quasi. Circa meno quasi. Allora, io ringrazio ufficialmente Bob Ferrari. È stato un piacere e un onore. Io ringrazio ufficialmente questo... Tu sei qua. Questo uomo qui che è un grande amico e una grande persona e un grande artista. Oh, è più di così, cioè. Ecco, perfetto, ok. Poi avrai il tuo, la tua lauta ricompensa fuori onda. Sì, sì. Un abbraccio a tutti, noi ci vediamo come sempre alla prossima. Ciao! Rupert, monta, dai! Rupert, monta!